Avete bisogno di crediti e non sapete come fare? Passate dal link in descrizione, EasyVault. Sono sicuri, affidabili ed economici. E con il codice NMF, tutto in maiuscolo, riceverete il 6% di sconto. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Qui Jovispo che vi parla, benvenuti nella player review di Peter Schmeichel nella sua versione Icon Prime con 92 di rating. Dovrebbe essere l'ultimo portiere Icon Prime che vi porto su questo canale. Poi incomincerò con gli Icon Moment. So che ad alcuni non interessano, ma ad altri invece interessano. E io voglio portare anche i portieri, così diamo un po' di varietà alle review presenti su questo canale. E prima di iniziare vorrei che arrivassimo dai a 50 like o mi piace per queste carte, per queste review. Commentate, condividete, iscrivetevi al canale, mettete mi piace alla nostra pagina Facebook e seguiteci su Instagram. I link ai nostri social li trovate qui in descrizione. Vorrei salutare Simone Esposito e Baldo Ariello per aver condiviso il video. E Schmeichel in questa versione a parer mio non ha dei contro evidenti e sinceramente nemmeno dei piccoli contro, nemmeno il prezzo ragazzi. È un portiere che mi è piaciuto, tuffo davvero molto preciso e puntuale, rinvio abbastanza preciso ma che a parer mio non è proprio un pro, la presa ragazzi blocca tanti palloni oppure se non li blocca riuscirà ad essere abbastanza reattivo, il giusto, ha anche una velocità secondo me buona nelle uscite 1 versus 1 e appunto le uscite a tu per tu con un altro giocatore avversario sono veramente, veramente interessanti e precise. Le uscite di pugno ci stanno, ma a volte potrebbe fare qualche paperata. Il riflesso, davvero fantastico, reattivo sulle palle ravvicinate, dimostra davvero tanta, tanta roba. Il suo piazzamento in campo è buono, ragazzi, difficilmente lo troverete fuori posizione, anche se in questo FIFA sappiamo bene che i portieri ne soffrono, ma lui non tanto, sinceramente. Ha tre stelle piede debole che sono comunque buone. Come alternativa vi dico Courtois, tra le Icon Lehmann 90, nella nazione il figlio Schmeichel 87, la versione SBC che attualmente non si può più ottenere. Come indice di ibridabilità ovviamente 5. È un giocatore da Weekend League? Assolutamente sì. Sì, sì, sì. Voglio farvi un confronto con Courtois e con Lehmann. Allora, ve la butto già lì. Tra i tre preferisco il danese. Ragazzi, è stato veramente interessante. Quasi quasi un filino vicino a De Gea, che è stato il mio portiere preferito. Lui si avvicina tantissimo, ragazzi. E il suo prezzo è di circa 420k. È un prezzo giusto per un Icon Prime, ragazzi. Soprattutto per questo portiere. Ed il mio voto è stato un 8-. Quel meno è dovuto anche al prezzo, che sì è giusto, ma che non è proprio un pro. Se avesse avuto un prezzo all'incirca di 200-250k... mi avrei detto, ragazzi, questo è da prendere assolutamente. Ma se avete 500.000, non sapete chi prendere e il vostro portiere non vi piace particolarmente, potete prendere lui. E ditemi voi cosa ne pensate di questa carta e di questa review. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento, una condivisione. Saluto Diego Fraschetti e Edo HD per aver commentato uno dei nostri scorsi video. Quel Jovispo vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli.